Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come ogni due sabato, ecco voi l'appuntamento col Sumo Vlog. Spero che questa inquadratura vi possa piacere, se no posso tornare in qualsiasi momento a quella precedente. Ragazzi, allora, oggi prima che iniziamo il video volevo informarvi di una collaborazione che stiamo facendo io e mio amico Christian. Lui è possessore di due pagine Facebook, ma quella più conosciuta che interessa soprattutto noi è quella dei migliori due tempi elaborati, con un bel po' di like. Vi consiglio di guardarla perché ho certi meme che fanno morire dal ridere. In più abbiamo due tempi, quindi il due tempi regna. Seguitelo sulla pagina Facebook e anche su quella Instagram. Ci sono dei miei video dove faccio stunt, quindi andate a vederli. E mi raccomando, lasciategli il like e feedback positivi. Vabbè, seguite anche me su Instagram perché ci sta. La prima domanda che mi fanno ancora in tantissimi, e basta, mi sono rotto di continuare a rispiegarlo: che cos'è questa leva nera? Molti continuano a dirmi: perché va in giro sempre senza usare la frizione? Ragazzi, la frizione io ce l'ho qua sotto. Questo è il freno posteriore. Ho il video sul mio canale dove spiego e recensisco questo freno posteriore, ve lo lascio in descrizione anche quello. Molta gente mi continua a scrivere per chiedermi: che 50 mi consigli? Ragazzi, il 50 io sinceramente non vi consiglio di prenderne uno nuovo, perché è una moto così di passaggio. Vi consiglio di prenderne uno usato, un HM, un Beta, va benissimo. E poi col 125 dovete pensarci bene dietro, in base alle vostre spese, a quello che volete farci e a quanto volete divertirvi. Finiamo con le ultime due domande velocissime e poi partiamo subito con le sfide. Cosa significa NCH Sumo? NCH Sumo ho già spiegato in un mio vlog, ma molta gente se l'è perso, quindi lo rispiego. N sta per il mio nome, cioè Nicolas. C per il mio cognome, vabbè, si sa, fa niente. H sta per Husaberg. Sumo vuol dire super moto, oppure molti lo definiscono anche come super motard, quindi super moto, super motard, e dunque NCH Sumo. Poi, hai mai pensato di fare il 400 motard? Ok, avete capito? Ottimo, ora passiamo alle sfide. E volevo fare una piccola raccomandazione: non proponetemi cose impossibili o sfide suicidio da fare in strada, perché ci tengo la mia moto, ci tengo la mia patente, ci tengo la mia vita. Ed è meglio se mi proponete sfide che posso fare in parcheggi liberi come questo, tutto fattibile, in tranquillità. Quindi ora iniziamo con le sfide. Prova ad impennare con le gambe sui convogliatori. Prova a impennare con le gambe sui convogliatori, cioè qua. Codio se scotta, mi sono ustionato. Ho toccato per sbaglio il tappo del radiatore e brucia di brutto. Rifacciamola perché non l'abbiamo fatta bene bene. E lo spazio non è grandissimo, però l'impennata era questa. Ottimo, fatto. Prossima sfida. Vai, manual. Fare un manual impennata. Per fare il manual bisogna accelerare, impennare, tirare la frizione e basta, da lì non si accelera più. Ora via, prima, seconda. Possiamo farlo meglio, vediamo quanto andiamo lontano senza accelerare. Ottimo, ottimo. Poi c'è impenna, stop, impenna. Impennata, stop, impennata. Quindi facciamo un'impennata come prima.
arriviamo abbastanza veloci, facciamo lo stop e dopo si rimpenna. Tutto ciò scalando marce e rimettendole. Riproviamo, facciamolo meglio, quindi. Niente, dai, l'abbiamo fatto. Buono. Bene, prossima sfida. Impenna in piedi con una mano. Impennare in piedi con una mano. Allora, impennare in piedi con una mano vuol dire un piede sul freno, uno sulla stunt bar, una mano sul gas e l'altra da nessuna parte. Rifacciamola perché due volte è meglio. E in più tocchiamo il parafango perché fa più figo. Ottimo. Prossima sfida. Impenna con i piedi sulla sella. Easy. Impennare con i piedi sulla sella. Facile. Faccio vedere. Piedi sulla sella. Frizione. Handbrake e via. Ho sentito la targa. No, non è la targa, è un attacco. Ho spaccato il... L'ho spaccato, c***o. Troppe vibrazioni. Fa niente, non mi serviva. Cioè, mi serviva in verità. Che ignoranza è? Sballonzola ora. Sfide finite. Ora aggiustiamo la targa. Lasciate il like, commentate con altre sfide e altre domande. Noi ci vediamo nel prossimo video.